Oggi per la sezione sportiva dello studio 18 abbiamo il piacere di avere qui con noi il calciatore del momento, l'eroe del giorno. Sì, il fenomeno del campionato, Alonso Gutiérrez Pereira da Silva, detto Chudinho, che ha segnato nell'ultima partita un colpo di testa da 45 metri. Pensate, un gol strepitoso da una distanza di 45 metri con un colpo di testa assolutamente potentissimo. Ebbene, si è insaccato questo colpo di testa all'incrocio dei pali, mandando in visibilio tutto lo stadio e tutti i telespettatori del mondo. Buonasera, Alonso Gutiérrez da Silva, per gli amici Chudinho. Questo è il gagliardetto della nostra squadra per lei. Il suo gol ormai fa parte dell'enciclopedia del calcio. Ci racconta esattamente come si è svolta questa azione assolutamente straordinaria? Il gol. Io stavo correndo al centro del campo quando Quaresma, il numero 7, ha fatto un cross. Allora io sono entrato di testa forte, cabeza, gol. È stato un caso dovuto alla sua posizione nel campo in quel momento, oppure un gollazzo è un risultato di uno schema preordinato, di un movimento magari studiato in allenamento? Ci dica. Io stavo correndo verso la io correndo, Quaresma fermo, io stavo correndo, è arrivato questo cross, alzo, veloce, muy fuerte. Che dovevo fare? Mi sono alzato, colpo in testa, cabeza, boom! Gol. La domanda, diciamo così, a questo punto il suo valore sul mercato è certamente cresciuto oltre misura. Lei adesso è valutato 85 milioni di euro. E secondo le dinamiche di mercato, il suo presidente potrebbe anche decidere di cederla, no? Lei crede che sarà venduto o preferirebbe restare nella squadra dove gioca oggi? Come? Cioè, ha capito la domanda? No, ora le esplico. Io stavo correndo, il numero 7 Quaresma ha messo un cross. Io ho visto la pelota che arrivava in alto, muy alta, la puerta muy lontana. Allora è un salto, cabeza, gol. Sappiamo che Pelé ha dichiarato, vedendo il suo gol che è stato trasmesso da tutte le TV del mondo, io non ho mai fatto un gol così, e l'ha detto Pelé, no? Detto, diciamo, questo dal grande dei grandi, fa una certa impressione. Ora, come si rapporta questa sua straordinaria dichiarazione? Voglio dire, il suo orgoglio prende il sopravvento o resta umile e con i piedi per terra? Io stavo correndo, lui ha fatto il cross, io cabeza, gol. Insomma, diciamo, lei ha anche le prime pagine di tutti i giornali, la maglia con il suo nome, la più venduta tra i gadget della squadra, il marketing va a gonfie vele e tutti la vogliono intervistare. E quindi lei cosa ha da dire? Lei cosa ha da dire? Questo dico. No, io stavo correndo, non Quaresma. Quaresma ha fatto il cross e io stavo correndo. Come che io stavo correndo, ero molto rapido, no? Molto rapido. Sono arrivato con grande velocità in cabeza e gol. Calma, calma. Cabeza, gol. Io stavo correndo. No.
Gol!